Vai, vai, rec, non me la ripetere, no. In realtà non sono tantissimi proprio quelli che si ricordano di me. Quelli che si ricordano di me magari sono i fan storici della The Juggalo, diciamo così, il cosiddetto zoccolo duro. Mi è capitato qualche tempo fa di andare su un set con loro, di andarli a trovare. C'era questo ragazzo che faceva il fotografo di scena che mi disse: ma tu sei Enrico Nocella? E poi postò la foto all'interno del gruppo Inside The Juggalo su Facebook con scritto: ma che ne sanno i 2000 con Enrico Nocella? Io in prima persona non sono diventato una webstar, anche perché è una cosa che in realtà non ho mai ricercato in un certo senso. Mi ricordo che quando la The Juggalo cominciò a operare, diciamo così, il termine webstar non esisteva nemmeno. Cioè, all'epoca si pensava che YouTube, tutti questi fantastici siti che ti permettevano di caricare dei video su internet, fossero poco più di un gioco. Quindi non mi sento né un Troy McClure né una webstar sostanzialmente, mi sento semplicemente come uno che si è divertito a fare quello che ha fatto. La cosa più divertente di quel video è la difficoltà nello girare il video stesso, perché uno lo vede un video di 20 secondi e dice: vabbè, che ci avranno messo a girarlo. Voi pensate che solamente quella scena della secchiata, quella doveva essere buona la prima, perché voi immaginate, do una secchiata del genere, sporco i giurati, sporco gli attori, sporco gli ambienti, sporco qualunque cosa, ci possono anche volere giorni per rifare una scena del genere. Fortunatamente quella andò bene la prima. Io non so veramente come abbiano fatto in quella scena Simone, Alfredo, a non mettersi a ridere. Io ammetto che non ci sarei mai riuscito, infatti proposero anche a me di fare il giurato e io dissi di no, perché dissi: ragazzi, io non riuscirò a non ridere, cioè ero proprio sicuro al 100% che non ce l'avrei fatta. Siccome non volevo rovinare tutto, allora ho deciso di rinunciare alla leggenda. Non vi voglio dire una cosa banale, ma veramente nascevano tramite il divertimento e il piacere di stare insieme. Mi ricordo che ci si riuniva a casa di qualcuno di noi, si parlava, ci si divertiva, ci si confrontava, si pensava alle peggio battute, alle situazioni più surreali. Prima di procedere a una scrittura è sempre così che nascono le migliori idee, cioè divertendosi, non pensandoci troppo, non stare lì a dire: adesso io devo avere un'idea, non mi alzo da qua fino a che non ho un'idea. È il modo migliore per non farsi venire idee. Semplicemente seduti attorno a un tavolo con una birra, con un bicchiere di vino, qualunque cosa, parlare, divertirsi e vedete che le cose escono fuori. In che rapporti sono con loro? È una cosa che mi chiedono effettivamente in tanti. E molti si chiedono: perché sei uscito, hai litigato? Tutti pensano ovviamente le peggio cose, no? Perché in realtà no, devo deludere in molti. Io non ho litigato proprio con nessuno, semplicemente abbiamo fatto delle scelte di vita differenti che ci hanno portato a essere dove siamo. E sono rimasto veramente in ottimi rapporti di amicizia, almeno io. Poi magari loro la penseranno diversamente vedendo questo video, che ne so. Posso raccontare dell'esperienza con Alessandro Gassman al Napoli Film Festival di qualche anno fa. All'epoca la The Juggalo non era ancora sulla bocca di tutti come lo è adesso, quindi ci voleva doppiamente la faccia di culo per andare davanti a un attore affermato come Alessandro Gassman e chiedergli di fare una battuta all'interno di questo cortometraggio che stavamo girando su un uomo, su un supereroe fatto di gas. Cioè, voi immaginate la faccia di questi ragazzini, all'epoca eravamo poco più che ventenni, si fanno venire quest'idea malsana, perché poi tra l'altro noi eravamo lì per un'altra cosa, per fare un reportage sul Napoli Film Festival in maniera del tutto, diciamo così, asettica, un normalissimo reportage. Ci troviamo Alessandro Gassman in macchina, mentre andavamo lì, uno di noi, mi pare Simone o Francesco, disse: vi immaginate questo cortometraggio su un supereroe fatto di gas? Gassman è nato così. Ragazzi, grazie mille per questa intervista, grazie a New Stars News e in bocca al lupo per tutto, per questo nuovo progetto.